Ma allora, sto old boy è meglio del new boy di Dylan? Andiamo a dare un'occhiata a una prima annata di vero e proprio old boy per dare un giudizio. Ovviamente fare una piccola classifica di questi volumi con quello più consigliato tra questi. Carissimi amici amanti dei fumetti, benvenuti a questo nuovo video. E allora, come ho detto, siamo a fare un po' i bilanci per questa, diciamo, prima annata, i primi sei numeri di Dylan Dog Old Boy. Se ne è fatto un po' un discutere, no? E il new Dylan Dog ha un po' deluso qui perché chi non voleva i cambiamenti, chi invece li voleva, però poi è stato deluso dalla 666, chi dopo il 666 si aspettava delle altre cose invece. Insomma, ognuno ha avuto la sua, e allora si è pensato in molti casi che l'old boy potesse essere il rifugio per, come dire, aggrapparsi in attesa che le rapide finissero per evitare eventualmente anche clamorose cascate, ma insomma per trovare un po' rifugio da quelle delusioni appunto che la serie regolare qui e là potrebbe aver portato. Allora, della serie regolare, poi farò un altro speciale, ne parleremo poi a parte. Andiamo un attimo a vedere di questo Old Boy cosa si salva, cosa no, se si salva, se è la serie a cui fare riferimento o se al contrario ci sono delle critiche da effettuare. E, come al solito, a me piace tantissimo la formula della classifica. Ovviamente è una classifica, diciamo così, da prendere con le pinze, perché ovviamente ci mettiamo all'estrema soggettività dei gusti personali, però è quell'aspetto in cui mi piace un attimo sforzarmi per indicare laddove lo si vuole fare, ragionandoci un po' sopra, meditandoci, quindi non dando dei voti a casaccio, o comunque delle impressioni a casaccio, ma andando ad individuare le storie migliori. In questo caso farò, diciamo così, l'albo migliore che selezionerei da potervi consigliare. E come al solito mi piace fare, si parte sempre dal basso per lasciarsi il meglio per la fine, ok? Allora, procediamo e andiamo a vedere, partendo dal basso, quali sono a questo punto gli albi meno consigliati. Purtroppo hanno un bilancio in negativo tre albi più o meno quasi pari merito, e si tratta del numero 1 di Old Boy, del numero 2. E sì, ecco, diciamo che infatti non è che fosse partita granché bene, diciamo, questo rilancio dell'Old Boy, non proprio con la marcia giusta. Ma anche numero 6, quindi anche questa conclusione di questa prima annata, non è che avesse comunque dato anche un afflato di crescita in questo senso. Ma andiamo a vedere nel dettaglio le storie. Del Dylan Dog numero 1, delle due storie, la prima è quella che vagamente ho apprezzato di più, il migliore dei mondi possibili. Come vedete, i disegni sono di Montanari e Grassani e purtroppo, mi duole dirlo, ma per quanto siano estremamente classici per il Dylan Dog, li trovo un po' veramente forse un filo troppo datati. Non che non si legano, però rispetto a tante altre produzioni, se si deve fare, appunto, il confronto, se si deve fare, esprimere una preferenza, nettamente qui il livello di cura e stile anche di certi volti, Montanari e Grassani, che qui appunto disegna tutte e due le storie, non mi esalta particolarmente. Cosa parla la prima storia? Un vecchio Dylan Dog rinchiuso in prigione ricorda il passato, ricorda questa Londra smagliante, futurista, dove tutti sono giovani, belli, perfetti. A un certo punto, però, l'old boy si rende conto che sono completamente scomparsi i vecchi. Tra l'altro, perché allora tutti i londinesi indossano gli occhiali scuri? E cosa succederebbe se se li togliessero? Beh, allora, il soggetto potrebbe essere anche abbastanza intrigante da questo punto di vista, no? Quindi un po' alla Minority Report, un po' alla Matrix, questa realtà, se mi tolgo l'occhiale, vedo la realtà, se me lo tengo. È un po' questo leitmotiv qui. Però, se il soggetto e la storia sono discretamente intriganti, è l'esito e un po' anche lo svolgimento che sono un po' scontati. E infine anche, diciamo, anche il finale di questa comunità che assieme a Dylan vuole trarsi in salvo da questo regime che sembra, no, totalitario, che vuole lasciare lo status quo di questa realtà, occhiali non occhiali.
Questo finale ti lascia un po', ti fa interdetto perché dice perché si comportano così, e in più anche l'ultima pagina proprio se la potevano risparmiare, perché appunto reinserisce il metafumetto che c'era presente qua e là, ma soprattutto appunto la pagina finale prepotentemente fa cascare le braccia, perché alla fine dice sì vabbè, ma tanto era tutto, quindi alleggerisce ulteriormente con questo effetto, e allora dice ma allora che cazzo di sto. Cioè, no, non è soddisfacente per questo, è una storia, sì, appunto, di sufficienza per il soggetto perché scorre, ma peccato perché poteva ambire a ben altro. La seconda, purtroppo, La solitudine del serpente, non è migliore. Anzi, qui Barbara Baraldi è meno convincente anche di quella prima di Gabriella Conto, e si basa su, diciamo, un po' più qualcosa di orrorifico che... Adesso vi illustro. Per Londra si scatena la furia omicida di un killer terribile, di cui nessun testimone sembra ricordare la faccia. Nemmeno l'ispettore Block, che si rivolgerà a Dylan. Le vittime vengono scarnificate del volto, ma per quale motivo? Allora, qui il difetto maggiore è che questa storia sembra più che altro concentrarsi nel voler fare questa sorta di florilegio di citazioni prese da vari film, prese da varie situazioni, più che nel riuscire a rendere veramente accattivante la storia attraverso la sua trama, attraverso una certa credibilità. Poi veramente a questo mistero di questo killer che scarnifica, voglio anche capire perché, arriva poi un finale in cui, non proprio nel finale ma poco prima, succede un qualche cosa, una scena d'azione di mostro. Vedete, Dylan contro questo, che forse è appunto l'omicida, sta l'omicida per cogliere l'incontro, si frappone, guardate questa scena qui, e chi eventualmente assiste a tutta questa scena, a parte la tizia lì, trac, compare dal nulla e si frappone in mezzo per beccarsi la coltellata. Cioè, ora ditemi la credibilità di questa scena, proprio si mette in mezzo, arriva di colpetto, accoltellami, non poteva intervenire in qualche altro modo, fermarlo, togliergli il coltello, no, cioè, non è da dire una rivoltellata, uno spara, si frappone all'ultimo con in mezzo al proiettile, no, no, qui proprio si vuole andare a beccare la coltellata, sì, proprio, quando ho visto quella scena proprio mi sono ulteriormente cascate le braccia, come dico, peccato perché per il resto la storia, alla fine, tolte le citazioni, tolte queste carte qui, era anche scorrevole, e un po' si lasciava proseguire nel cercare di capire perché c'erano queste scarnificazioni, perché nessuno si ricordava di questo killer. Quindi anche il soggetto, per quanto poi alla fine semplice, non era malaccio. Però veramente, alla fine, le citazioni finali rovinano un po' tutto e siamo un po' al di sotto della sufficienza con un 5,5. Quindi in totale qui siamo su un 5,5 di albo. Ecco quindi che non è che appunto si partisse con un piede fantasmagorico. Come dice, magari è l'inciampo del primo numero con gli Old Boy, magari tolte queste adesso si riparte e vedremo poi con le conseguenze finali come questo poi si è evoluto. Dicevo, altro diciamo sulla linea, quindi non aspettatevi di queste grandi storie, è il numero 2 purtroppo, con una prima storia particolare, questo Cuore Cattivo di Rita Porretto e Silvia Mericone, con i disegni, tra l'altro niente male, di Valerio Piccioni, sia come stile, piace molto anche la caratterizzazione dei volti. Ma di cosa parla però questa storia? Dal passato torna la madre di una bambina uccisa che ce l'ha con Dylan, perché pur affidandogli il caso a suo tempo, appunto non seppe salvare la sua bambina. Ora qui però assistiamo ad una serie di omicidi di bambini e guarda caso questa madre fotografa possiede le foto di tutti questi bambini che appunto sono stati uccisi. Quindi ecco una parte del mistero, ma anche l'altra parte del mistero sono questo gruppo di bambini che si, insomma, fanno parte della storia e sembrano voler evocare una strana entità. Allora, questa storia, che vorrebbe anche portare dei temi, delle tragedie di un certo peso, avendo a che fare appunto anche con i minori, però a mio avviso ha una sceneggiatura manchevole. Sembra far riferimento a fatti, atmosfere, diciamo così, date per conosciute, ma in realtà da cui ci si sente fuori sostanzialmente, se non si è letto appunto il maxi di Dylan Dog, alla cui storia appunto, mi sembra si chiami Lago Nero, si fa esplicito riferimento. Cercando poi qui anche già dall'editoriale di asserire che la storia non è un vero e proprio seguito e che quindi è godibile anche senza aver letto la precedente. Clamorosa cazzata. Clamorosa cazzata. Evitiamo di dirle ste minchiate, perché veramente
o ha dei buchi di sceneggiatura, di scrittura clamorosi, e quindi pecca clamorosamente da questo punto di vista, oppure, cosa a cui credo maggiormente, purtroppo quella la storia invece la devo ancora recuperare, mi dispiace anche un po' non averlo fatto col senno di poi, aver creduto a questo punto editoriale, perché buona parte del significato, della profondità, del senso, secondo me, si perde se non si legge prima quell'altra storia. Tra l'altro la storia, oltre a dare appunto questo senso di smarrimento per via di tutti i sottintesi per la questione del seguito, secondo me anche nel descrivere, nel cercare di recuperare la prima storia, fa un gran casino. Vedete, qui cerca di recuperare la storia con la morte di Greta. Ho capito che i segreti sepolti a lungo sono destinati a diventare orrori senza fine, ti illudono, cominciano come tante altre storie. E qui fa poi, ve la leggo proprio, Greta era una bambina con un'amica immaginaria e una madre apprensiva, stanno cercando di capire cosa stanno riferendo. L'amica immaginaria si chiamava Cora ed era la vittima. Vittima di che cosa? Vittima di chi? Vabbè. Il suo corpo era in fondo a un lago, è stata uccisa da suo marito Larry. Suo di chi? La vittima? Ok, no, alla fine si capisce leggendolo 20 volte, però. Quindi, caso risolto, e invece no, mi ero illuso. La vittima era il mostro. Suo marito si è vendicato perché aveva ucciso le loro figlie. Cora ha fatto lo stesso con Greta. Cioè, vi rendete conto che stiamo cercando di fare un recap e con la vittima era lei, in realtà però l'aveva uccisa lui, che era il marito di... Cioè, è scritta già anche nel recap veramente male, per questo che c'è maggior ragione, bisogno di aver letto prima quella storia lì. E anche il finale stesso pare davvero faticoso e affrettato anche da decifrare, sempre appunto a meno che non si fosse letta la storia precedente, storia nettamente da 5,5. Con la seconda si cambia completamente registro, guardate qua, e lo capite, clamorosa storia quando si guarda in queste tavole, guardate qui, perché Bacigliere irrompe su Dylan Dog. Qui secondo me la questione è un'altra, al di fuori adesso vi parliamo della storia, poi vi dico secondo me perché in questo caso è sbagliato averla pensata così. La prima storia era sbagliata perché si fa riferimento a una precedente cercando di spacciarla come storia anche che si legge tranquillamente a sé stante senza bisogno della prima parte. Probabilmente mi viene da dire, quando si scrivono quelle cose, quelle storie, forse il seguito non avrebbe dovuto attendere così tanto per essere pubblicato, in modo anche da ricordarselo meglio, renderlo più facilmente recuperabile. Qui invece la motivazione è un'altra, ma andiamo a vedere la storia. Anna e sua figlia Febe vivono fuori Londra, in una villa dove la prima ha modo di prendersi cura quotidianamente delle sue adorate piante. La seconda invece, insicura e insoddisfatta delle proprie scelte di vita, è innamoratissima di Dylan. L'inquilino di Craven Road ricambia in pieno il sentimento al punto che si comincia a parlare di matrimonio. È forse scattata allora l'ora della felicità? Quindi molto particolare, e tra l'altro c'è appunto tutta questa prima parte di storia in cui c'è questo Dylan atipico perché è completamente smieloso, accetta questa... storia di, tra virgolette, amore eterno, quando lo sappiamo che lui in realtà si innamora facilmente delle persone, poi o vuoi perché queste, guarda caso, inauguratamente scompaiono prematuramente, o per altri motivi scattano poi delle cose che fanno svanire, diciamo, la passione, l'amore presto, e molto spesso viene abbandonato più che altro lui perché deve giustificarsi. Se lui è sempre comunque innamorato, mica si può disinnamorare per fare il bel romanticone. Quindi, però comunque c'è questa strana dissonanza, c'è tutta una prima parte di storia che è una smielata continua in cui loro amoreggiano, parlano, lui consola lei che appunto si sente molto insicura continuamente, c'è la madre appunto nel sottofondo. Poi accade qualche cosa che vengono a far ricreare un evento alquanto inquietante. Vedremo Dylan a letto con la madre che se ne prende cura di lei, che cosa è accaduto. Non vi spoilero in questo senso perché appunto poi ci saranno avvenimenti abbastanza inquietanti, come si può anche intuire da queste immagini, e ci sarebbe anche quindi qualcosa di accattivante. In realtà poi purtroppo soprattutto il finale
mi fa diventare un po' tutta una storia che va a citarmi anche alcuni aspetti di cloni, e i cloni da che mondo è mondo, se sono veri e propri cloni che si comportano come i rispettivi, diciamo così, originali, si dovrebbero attaccare alla vita con lo stesso tipo di spirito di sopravvivenza dei loro originali. Quindi, non vi dico oltre, ma c'è un finale che veramente mi ha convinto poco. Ma venendo alla questione principe, che sicuramente sciocca maggiormente della storia, ovvero i disegni di Bacilieri, che sono da un certo punto di vista fantomatici, come spesso sanno essere queste tavole così curate, così dettagliate, così veramente clamorose, ma applicate allo scenario di Dylan creano un po' di stranezza, che poi in realtà qui e là si sanno anche diciamo ben proporre, perché comunque certe scene di terrore le sanno anche ricreare, di orrore, di terrore. Però comunque c'è questa rappresentazione di Dylan diverso, queste atmosfere che non sono certo quelle scure di Corrado Roy, non sono certo quelle diaboliche di Mari, eccetera. E allora mi viene da dire, ma quando tu hai una storia in cui c'hai un disegnatore così particolare a cui non puoi certo chiedergli di adattare il suo stile a quello di Dylan, semmai il contrario, cioè implementare il suo stile e inserirci una storia di Dylan, e allora non è il caso che questo vada a finire nel cosiddetto Color Fest. Non so se non sia stata fatta questa scelta perché Bacilieri colorato da questi disegni, non so come potrebbe essere stato interpretato meglio, ovviamente in questo caso non andare a snaturare questo bianco e nero. Forse per questo, perché altrimenti veramente è quel tipo di sperimentazione che vedo meglio adeguato in quella sede. Qui però la storia, tra una cosa e l'altra, purtroppo, come ho detto, tranne il finale che non mi ha convinto e quindi mi ha portato alla delusione, si ferma a un 6. E quindi secondo albo che nel complesso però si becca un 5,5 ancora. Come vi dicevo, c'è il sesto, che per certi versi potrebbe persino fare peggio degli altri due, comunque si posiziona, dai, più o meno lì a quel livello. In quanto c'è la prima storia, che tra l'altro gli esorcisti, vedete già dallo stile, lo riconoscete subito, abbiamo Corrado Roy. Corrado Roy che qui è particolarmente azzeccato, specialmente nella caratterizzazione di questo che è uno dei protagonisti di questa storia qui. Vedete quest'uomo bel tenebrone col barbutone. E adesso vedremo di che cosa parla questa storia. C'è questo spietato boss della mafia che viene ingiustamente scagionato. E Liam il bugiardo, che è una vecchia conoscenza di Dylan, vuole entrare a far parte del giro di questo boss qui, ma finirà invece con il coinvolgere Dylan, purtroppo, in una brutta storia. Che cosa accadrà infatti? Perché, accadrà che, insomma, questo boss pare che sia posseduto, venga posseduto angelicamente, e che ciò metta in crisi il clan malavitoso, ovviamente. Che cosa farà? Ricatterà quindi Dylan affinché, visto nella sua posizione di queste situazioni un po' paranormale, risolva la situazione. Il soggetto originale trovo sia scritto anche discretamente, ma il problema è che la storia della possessione, al contrario, cioè questo boss malevitoso che quindi diventa posseduto invece che da un demone, da un angelo, in modo che lo fa agire in modi troppo buonisti, che quindi non vanno bene, screditano il decoro della famiglia malavitosa, non mi ha suscitato questo particolare stupore o fascinazione. Per quello che si anche, diciamo, verifica, c'è quasi più suspense per la guerra tra i clan che si viene a ricreare che per l'orrore in sé della storia, o comunque i fatti paranormali della storia. E comunque, ribadisco, molto secondo me di questa storia qui è tenuto in piedi dai disegni di Roy, a mio avviso, che appunto, tra le altre cose, interpreta, come vi dicevo, molto bene proprio il ruolo del santone cattivone, che gli danno una caratterizzazione particolare. Quindi sicuramente da meno 7 i disegni di Roy, e sapete, nonostante io non vado di più perché semplicemente non è nei miei gusti, ma probabilmente chi lo apprezza avrebbe sicuramente i voti più alti, la storia mi si ferma un 6. Purtroppo tutto ciò da questo albo, che poteva quindi aspirare ad altro, è demolito dalla seconda storia, Il mondo capovolto. E uno dice, cavolo, nella prima storia abbiamo avuto Roy, nella seconda Mari, ma coi disegni qua
Già solo per questo è un albone. Allora, innanzitutto qui i disegni di Mari mi si fermano a un 6. Il suo stile, lo sappiamo, non è male, ma qui non mi ha fatto molto effetto e non mi è sembrato particolarmente curato. Mari, che ho visto più in forma, cioè il stile è il suo, l'ho visto più in forma in altre pubblicazioni. Andiamo a vedere la storia in questo caso. Dylan si risveglia in preda a una strana sensazione e non tarda a rendersi conto che il mondo ha preso a girare al contrario. Gruccio è una persona seria e non fa battute. Le battutine che fa Dylan non acchiappano più sulle donne, che gli danno al contrario dei sonori due di picche. Block è poi un poliziotto violento e senza scrupoli, eccetera, eccetera. Insomma, Dylan, vedendo tutti questi fenomeni così, capisci che c'è qualcosa che non va, non si capacita in realtà di che cosa bene stia succedendo, però una cosa è certa, vuole tornare alla situazione normale. E questo che cos'è quindi? Cosa diventa? Non diventa altro che una lunga storia in cui si sciorinano scontatamente tutti i possibili contrari dell'universo di Dylan, che alla fine è un, è due, è terzo, cominciano a diventare un po' pallosi perché diventano un po' scontati. Lo sappiamo quali sono appunto i contrari di Gruccio, che è serio, Block che non è quello serioso eccetera, ma fa il super poliziotto severissimo. Allora vabbè, andiamo avanti per capire cosa, dove siamo finiti, come mai, perché, e avere delle risposte. Il tutto ancora una volta invece per sfociare in due paginette di finale che davvero mi ha deluso e anzi al contrario a quel punto mi ha fatto pesare ancora di più tutto questo leitmotiv della storia. La storia appunto che, come dicevo, purtroppo non riesce nemmeno per quel tanto ad essere risollevata dai disegni di Mari che ho visto più in forma, come dicevo, in altre occasioni. Quindi Rasental poterà scendere anche sotto il 5,5, ma lo mettiamo al pari degli altri con questo 5,5. Quindi insomma, 1, 2 e anche il 6 sicuramente non sono quelli albi che vi vengo a consigliare. Veniamo però al trittico cosiddetto del podio, 3 le abbiamo messe via, 3 invece vengono meglio, tra il 3, il 4 e il 5, qual è quello che si classifica al gradino inferiore? Si classifica al gradino inferiore il numero 5, quello dedicato, come vedete, più o meno al periodo di San Valentino. Perché ecco, l'altra cosa è che in sei pubblicazioni in un anno vanno a scandire un po' le principali, come vedremo, ricorrenze, quindi ci sarà il Natale, ci sarà Halloween, c'è San Valentino, eccetera, eccetera. Di questo volume ad avermi convinto meno è sicuramente la prima storia, Il giornale dei misteri, sceneggiata da De Nardo, e con i disegni di Siniscalchi e Gozzino, abbastanza classici, ma che non mi fanno impazzire. È una storia, questa però, davvero particolare, adesso andiamo a vedere esattamente perché. Nella foresta di Epping scompaiono persone. Alcuni sostengono che a causa di tutto ciò si tratti di un mostro e di averlo anche visto. Vedremo quindi Dylan occuparsi dell'indagine nel passato, perché in realtà, perché nel passato, perché lui è morto. E della sua morte, appunto, così come dei misteri della foresta di Epping, si occuperanno questi membri di una redazione di un magazine del mistero. Questo magazine, che vi utilizzo questo termine di modo eccessivamente, che è alquanto cringe, imbarazzante, e lo vuole sicuramente essere, perché vuole sbeffeggiare, no, quei magazine tipo mistero, no, quelle cose un po' scie chimiche o queste cose qui. E di questa redazione, membri di redazione, ci sarebbe uno dei componenti che avrebbe avuto una storia con Dylan, da cui ecco quindi in particolare aggancio e mistero. E dico anche che appunto l'idea di alternare queste scenette, questi magazine, delle stile appunto del mistero, no? Mistero la trasmissione, ovvero appunto da rivista trash, è originale, così come anche le vicende dei redattori che vengono narrate. Quello che invece fa cacare, ma proprio ve lo dico platealmente cacare, è appunto la componente del mistero che sfocia poi in un mix tra surreale, vediamo questo mostro qui, e non bastasse questo, multidimensionale. Ci saranno infatti queste storie di dimensioni, con anche un disegno un tratto diverso, che si incrociano e addirittura persone che poi si legheranno ad una corda per andare a prendere uno da una dimensione e poter tornare indietro. Cioè, vabbè. Veramente, ok il trash, ok il giochino della rivista trash, ma
quella parte lì è veramente disastrosa e purtroppo rovina un po' tutto il giochino. I disegni appunto non sono malaccio, sono molto carine le rappresentazioni di queste copertine della rivista, così con questi stili, alcune molto carine. Per il resto però è una storia che non va oltre il 5,5. Risolleva però le sorti di questo albo la seconda, Casanova. Risollevo, poi adesso non è che è clamorosa, Adesso andiamo a vedere di che cosa si tratta. Allora, Casanova, chi è? È un serial killer che seduce e uccide giovani donne e tra le sue vittime chi c'è? Beh, c'è anche l'ultima ex fidanzata di Dylan. E allora, a Craven Road numero 7 si presenta quindi una cliente che sosterrebbe di essere stata vittima di Casanova, ma di essere sopravvissuta perché lei non può morire. È quindi pazza o dice il vero? Allora, qui abbiamo quindi questa indagine e questa ricerca, questa corsa al serial killer prima che mieta vittime, vittime, altre vittime, è abbastanza intrigante. Purtroppo la questione di questa invece donna che non può morire, come vedremo alla fine dei conti, è giustificata un po', per dirle in parole, a cazzo. Ma vabbè, potremmo anche sorvolare su questi aspetti qui di credibilità, non stiamo troppo a guardarci, ma una cosa che mi ha invece fatto cascare le braghe è questa caratterizzazione, questo dialogo qui in cui c'è appunto questo, il killer che si gira, vede lei e dice: tu, allora è vero, tu sei immortale, e dice questa cosa qui, e arriva Dylan che dice: ti ha scambiata per un'altra. Perché? Perché per quelli come lui le donne sono tutte uguali. Cioè, cosa che tra l'altro non è neanche così giustificata dal resto della storia, ma poi nel politically correct al contrario dovrebbe essere trucidata questo scambio di battute qui. Però vabbè, per quanto riguarda i disegni di Maurizio De Vincenzo, abbiamo che certi soggetti sono disegnati davvero molto bene, guardate anche la tipa, le sue espressioni qui, decisamente convincente, però poi ci sono altri aspetti in cui abbiamo ad esempio certe pagine in cui Bloch è quasi orribile, so che non si noterà molto, ma nell'ensemble sembra un po' tutto ascartagliato. E lo stesso Casanova, che sembra voler essere ispirato un po' al personaggio magari di Breaking Bad, all'attore, il personaggio che fa Breaking Bad, che nella stessa pagina, guardate, disegnato così, che non sarebbe disegnato un po' neanche tanto malaccio, e guardatelo, a fianco, track, un orientale, sembra Wing Chun. Cioè, vabbè, quindi anche i disegni nel complesso più di un 6,5 non posso andare. La storia per alla fine, come dico, alla fine si segue anche, manca solo quella sorta di retrogusto, di credibilità alla storia che magari la vai a finire e ti lascia un po' quel senso di inquietudine. Invece per come va a concludersi e spiegata, non rimane così altrettanto convincente. Però almeno un 6,5 lo vale e quindi capite che almeno supporta a sufficienza questo Old Boy. Ma quale tra questi due si sarà accaparrato la prima posizione? Quello a tema Halloween o quello a tema natalizio? Fate le vostre scommesse. A vincere è quello a tema natalizio, ovvero il numero 4. Adesso parliamo quindi di quello che si è classificato al secondo posto, a tema Halloween, il numero 3. Parliamo delle storie che sono contenute all'interno. La prima, L'isola del male, autore unico, Simeoni, sia i testi che i disegni, che parte dal passato. Nel passato, infatti, un gruppo di guerrieri celti approda sull'isola di Man, portando la morte durante un rito druidico. A Craven Road si presenta allora Michael Pearlship, proveniente da una comunità situata proprio su quell'isola dove, pochi giorni prima, corrispondenti appunto ad Halloween, si sono verificati degli spietati sacrilegi. Quindi, come vedete, sembra che quello che avviene apparirà anche abbastanza scontato, no? Cimitero, persone che si ritrovano così fuori dalle tombe, che cosa può essere successo? Però la parte più originale di questa storia qui
è il fatto che in questa comunità, dove poi appunto arriverà Dylan e lo verificherà di persona, sono tutti estremamente iperbuonisti, tutti, non c'è nessuno che si comporta male, non c'è nulla che sia imperfetto, non c'è niente che insomma tu possa turbare questo. Ecco perché appunto questi eventi stravolgono completamente la realtà di questa cittadina. Purtroppo il tutto, a parte la cosa scontata del fatto che tutto iperperfetto, iper, non dico neanche ipocrita perché è realmente tutto perfetto, tutto buono, il messaggio che un po' forse alla fine vorrà dare è che in realtà poi tutto questo perfetto buono può scatenare forse alcuni eventi. Il problema è che la vanno a risolvere, si risolve un po' tutto in azione, a picconate, in queste sezioni qui, che tra l'altro con delle tavole in Simeoni che per quanto abbia un tratto un po', che ogni tanto qui lì diventa un po' cartunoso in alcuni soggetti, è qui, guardate che tavole, molto molto bello. Però appunto questa risoluzione che sembra quasi banale per come viene affrontata, per essere una storia di Dylan, ok, che è l'old boy, però insomma, non è un granché. Quindi anche questa trama, secondo me, del discorso della comunità tutta perfetta, eccetera, va un po' poi a, vedete, confluire invece in tutt'altra situazione e veramente troveremo proprio un appiglio nel finale che fa riferimento ancora a questa storia qui, in realtà diventa più una storia di azione che altro. Sicuramente i disegni sono a meno da 7,5, fanno da padrone secondo me in queste pagine, e la storia mi si ferma invece ad un 6, ma fa invece meglio la seconda, soprattutto appunto come storia. Il nemico geniale di Giancarlo Marzano, qui abbiamo questa volta i disegni di Camagni, che sono a volte tratti troppo spogli, sono a tratti anche troppo questo stile che dovrebbe fare troppo al caso mio, ma la presentazione comunque dei volti mi rimane molto molto credibile, in certi casi anche molto realista, quindi mi torna, non mi è dispiaciuta. Di cosa parla questa storia? Parla di Justin che si autodefinisce, diciamo, un serial loser, e come serial loser è perseguitato da un alter ego che è del tutto simile a lui nelle sembianze e persino nel nome, e che si dimostra di gran lunga migliore di lui in qualsiasi attività si sia cimentato. Si parlasse comunque di canto, di pittura o di sport. E non potendone più quindi di essere surclassato in tutto e per tutto, cosa fa Justin? Si reca da Dylan chiedendogli bellamente che glielo tolga proprio per sempre dai piedi, come uccidendolo. Ma è vero quindi tutto quello che Justin andrà a raccontare a Dylan? Quello che ci si chiederà durante questa storia è: il suo alter ego esiste veramente o è solo una sua invenzione? Ed è su questo aspetto che si giocherà un po' tutto questo mistero, direi scritto appunto in modo decisamente intrigante da Marzano. La questione di questa storia qui, in fondo, che può lasciare un attimo un po' più interdetti, è il fatto che alla fine di orrore vero e proprio non è che c'entri tanto, se non parliamo di orrore dell'animo umano che va a pensare ad agire in certi modi. L'indagine, come dicevo, per il resto è scritta bene, scorre molto bene e ti tiene anche abbastanza lì. Direi che giusto il finale, da un lato, è un po' prevedibile, dopo che si sono scoperti un po' di cose, e si risolve un po' in fretta. Diciamo che forse si riesce a empatizzare anche poco. E il problema un po' di queste storie qui è lo stesso anche degli altri albi che vi ho mostrato. Le storie in sé per sé non sono neanche tanto brutte, ma alla fine ti lasciano davvero poco. Non c'è più quella cosa che finivi, chiudevi una storia di Dylan Dog e ti rimaneva quel qualcosa, quella riflessione, quell'inquietudine, qualcosa. Qui alla fine scorrono, si fanno leggere, alcune sono migliori di altre. Si ferma un po' lì. Però la storia qui è da 6,5, i disegni da 6,5-7 a loro volta, quindi nel complesso comunque un albo da 6,5. Quello che però vince, che pertanto vi consiglio più di tutti su tutti gli altri, se non li avete già letti e quindi vi siete confrontati con le mie opinioni fino a qui e ne vorreste eventualmente affrontare uno, appunto di questi vi consiglierei Dylan Dog Old Boy numero 4, non
e adesso lo vedremo, non perché sia un Dylan Dog old boy clamoroso, un Dylan Dog particolarmente forte, anzi, come vedremo, alla fine anche questo ha soprassato quello primo, il numero 3, ma veramente di poco. Siamo a livello della stessa valutazione, 6,5, quindi non veramente un album clamoroso. Ma, come vi dico sempre, mi piace fare, diciamo così, la classifica, mi piace fare, esprimere attraverso di questa una preferenza per indicare l'eventuale migliore da segnalare, quello che mi ha colpito di più, che di qui e di qua, come andremo a vedere. E qui, in realtà, si parte con una prima storia sul Natale, il Natale infinito, che soprattutto come storia di Ostini non è che mi abbia convinto molto. Cosa abbiamo? Abbiamo che per la vigilia di Natale Bloch praticamente si autoinvita a casa di Dylan assieme a sua madre Jenkins per passare un po', insomma, la serata dopo il cenone. La madre di Bloch ha portato questo curioso gioco di società che a quanto pare proietterà poi Dylan e la sua compagnia in una dimensione dove l'imprevedibile è di casa ed il Natale viene, diciamo, come santificato in modo davvero estremista, in uno schema che quindi ne denuncia da un lato l'ipocrisia perbenista e lo fa in un modo alquanto originale, sicuramente, perché, ditemi voi se non è originale, se poi a fare da Babbo Natale vi si posiziona Grucio. Quindi abbiamo a che fare con una storia che parla e tratta del Natale, con il classico approccio di Dylan al Natale, che lui è cinico, quindi questa festa buonista, lui non la sente, bla 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 bla, è una roba, è un leitmotiv vecchio ormai. Qui però l'originalità del concept dove sta? Nel fatto che la critica viene fatta all'inverso, cioè Dylan si ritrova in una situazione in cui il Natale, come dicevo, viene santificato in modo estremista, in modo talebano, cioè praticamente non puoi appena accennare a dire io non è che mi piace granché il Natale, che vieni multato, messo in prigione, cioè proprio perché lì il Natale è intoccabile, tipo Allah, no? In certi termini, è veramente estremista. Una realtà veramente che mano a mano scopre Dylan e che in un certo senso cerca di ricreare queste varie situazioni astuse, no? Quindi per assurdo, e quindi fare un po' queste situazioncelle carine, ma a parte il carino non molto di più. Quindi, sai, anche il fatto stesso, no, di avere Grucio che fa il cattivo, il Babbo Natale cattivo e perfido, sì, è un po' originale, però non mi stupisce neanche più di tanto in questa versione qui portata all'estremo e nel non senso in cui si viene calati, però nel non senso in cui sembra una normalità esserci, perché Dylan ritroverà poi una comunità di persone che sembrano essere normali, si vogliono ribellare a questa situazione. Il tutto poi finirà un po' così, con qualche trovata, appunto, da più sul ridere, più sul ironizzarci sopra che non prendersi tanto sul serio, e quindi appunto ti rimane un po' più storia carina più che altro, più che appunto darti veramente inquietudine in certe situazioni o che altro. Sembra veramente quasi voglia essere una storia di Natale comunque un po' buonista, per non esagerare, no? E rimanere appunto nei canoni, alla fine sono tutti più buoni. Vabbè, almeno la sensazione è questa. I disegni, il cosiddetto team di Piccato, quindi anche c'è Riccio e Sant'Agnello assieme a lui, hanno anche qui uno stile carino, anche se anche qui le tavole sono altalenanti, ci sono alcune riuscite, altre in cui si passa da una rappresentazione decente a un'altra di Grucio in questa vignetta qui, che dice, boh, tutto sbarellato. Quindi parte un po' lo stile carino, però non è che soddisfa. Quindi comunque in generale la prima storia sarebbe, c'è in mezzo ai disegni così, da 6 considerata la storia in generale. Quindi non è che con questo si ribalta la situazione. Invece è la seconda, quella che mi ha lasciato un po' di più, secondo me è la migliore in generale delle 12 storie che abbiamo visto in questi 6 albi, ma è molto molto particolare. Adesso vediamo perché. Si intitola Per pagare e per morire, e come vedete dallo stile di disegno riconoscerete subito Gerasi, che ultimamente davvero mi sta entrando nelle corde, nonostante appunto il segno per molti versi non sia appunto quel segno ben definito, eccetera. Noi lo chiamiamo ogni tanto tremolante, perché appunto le linee non sono nette, eccetera. Però alla fine, come caratterizzazione, mi piace sempre, uno di quelli che
continua a piacermi sempre di più queste tavole invece più acquarellate. Ma di che cosa parla? Andiamo a vedere subito di che cosa parla questa storia. Abbiamo che al numero 7 di Craven Road stavolta si presenta una ragazza a cui è stata sottratta una monetina. Questa monetina dai poteri magici. E Dylan Dog, vittima di un incantesimo, accetterà di andare a recuperarla da questo vecchio terribile che sembra dominare un intero villaggio. Allora, per chi non conoscesse ancora questa storia qui, voglio non andare oltre nella descrizione per lasciarvi, cercare di lasciarvi quel piacere che ho ritrovato io, perché per me almeno il bello della storia è stato proprio andare a scoprire dalle prime pagine, man mano sfogliando, di che sorta di allegoria è stata messa in scena. Non ci si mette molte pagine a intuire, a capire, già da quello che vi ho detto, se non lo conoscevate, una tipa che vuole recuperare una monetina e da un vecchio, poi come vedete nella pagina, un vecchio il cui nipote veste alla marinara, ok che Gerasi ha un segno che porta le suggestioni totalmente altrove, ma insomma, da quel momento in poi diventa tutta la storia un gioco sicuramente di rimandi. Nell'allegoria chi è quello, a cosa corrisponde, cioè lo capisci subito, non è che ti devi allambicare, però è bello vedere come ognuno, pur avendo delle corrispondenze, ha dei tratti che in realtà assumono un qualche cosa di particolarmente originale all'interno della storia, in particolare appunto il ruolo del vecchio. Quindi sono proprio anche questi personaggi che nell'allegoria vengono un po' stravolti nella loro caratterizzazione a destare le principali curiosità, a vedere dove la storia stessa vorrà andare a parare e come e perché e come si declinerà. E anche il finale, tutto sommato, riserva qualche sorpresa che non mi è dispiaciuta. È quindi una storia, sì, di Dylan, ma per come l'ho vista io, fino ad un certo punto, no? Perché alla fine quello che conta di più è proprio il collegamento a quest'altro universo, chiamiamolo così, che si vuole fare, a destare le principali. Poi il fatto che si colleghi in un universo, diciamo così, horror, faccia diventare il tutto horror, cattivo se vogliamo, lo rende sì affascinante. Ok. Un'ultima cosa prima di approfondire questo aspetto, anche, ok, Gerasi, come volete, però guardate queste tavole qui, cioè lui, cioè i personaggi giovani comunque, deve cominciare a caratterizzarmi in modo diverso, li disegna sempre tutti uguali, come vedremo poi quando farò l'escursus sulle storie, in particolare quelle di Vasco, ho già letto quella in cui ha disegnato lui, e il problema è che lì fa due o tre personaggi, praticamente i giovani di una certa età, in un certo ambiente, li disegna praticamente sempre tutti uguali, e anche questo è uguale a quelli che disegna in quell'occasione là. Detto questo, comunque, dicevo, è una storia un po' particolare per essere Dylan e se volete cogliere un po' il senso quindi anche di questa analisi che ho fatto di quest'annata, il fatto che a vincere sia stata proprio una storia che, diciamo, con il Dylan Dog, il suo universo e le sue storie c'entra poco ed affascina per altri motivi, la dice un po' tutta, la dice un po' tanta. E veniamo allora a queste considerazioni di Dylan Dog. Come vedete, anche questo, che è quello migliore tra quelli qui recensiti, diciamo così, mi ha raggiunto un 6,5, come vi dicevo, e con quella storia che appunto non è decisamente tipica. E se vogliamo, è una di quelle, un altro tipico esempio di storia di atipicità, forse sarebbe dovuto andare a finire a sua volta nel Color Fest, no? Nelle sperimentazioni. E anche qui credo che non ci sia andato a finire perché Gerasi ha colori. Però detto questo, quindi facciamo queste riflessioni. Facciamo riflessioni. Ci si aspettava un Dylan Dog ricaratterizzato, old boy, per potersi affrancare da quel Dylan Dog molto tempestoso che ci ha trascinato da un ciclo di meteora, di rinnovamento, di reboot, di cose, eccetera, che in tanti potevano aggrapparsi al vecchio caro Dylan Dog, al vecchio caro Old Boy, e anche nella vecchia serie, tra virgolette, Old Boy, Maxi, prima che lo colorassero così con questo rosso e diventasse quasi solo Old Boy, qui almeno in copertina, insomma ci si potesse aggrappare e dire, dai, adesso anche col rinnovo, quella cosa, gli voglio dare proprio una dimensione di importanza a questo Old Boy, e quindi magari viviamo anche meglio questa alternanza, no? Fai un po' quello, stravolgici come vuoi, nel normale, nella regolare, il caro vecchio Old Boy, con storie anche accattivanti come erano anche quelle dei Maxi, ce le ritroviamo di qua. E invece no. Come vedremo anche con le recensioni, l'analisi
dell'ultimo andamento della regolare del recupero che ho fatto, perché mi avete chiesto appunto che cosa ne pensavo delle storie su Vasco, e quindi adesso le sto recuperando per darvi la mia opinione, farvi la recensione. Non ci siamo. La transumananza dal new all'old non credo avverrà, perché nell'old, detto papale papale, troviamo le storie per molti versi peggiori, o comunque un trend, non tutte peggiori come abbiamo visto, cioè sono alcune interessanti, ma poche, e quel poche comunque è un trend che, come vedete, vi fa stare tutta una serie di albi dal 5,5 al 6,5, decisamente non molto incoraggiante. Non è quella cosa che ti rimotiva a rigettarti sull'old boy se eri rimasto ultimamente deluso dall'andamento della regolare. Non è quella cosa che ti dà l'alternativa intrigante. L'effetto vero e proprio che ti dà questa sensazione di old boy è di scarto, cioè che qui vengono messe le storie scartate da new. Non so se farvi adesso questa considerazione sul new, forse la farò meglio da parte di, lo chiamo new, insomma la chiamo da regolare, il fatto che alla fine, secondo me, a non giovare comunque a diverse idee editoriali che si potevano portare avanti, che potevano avere una loro ragione, a non consentire questo e forse a eventualmente portare ad un errore nella volerle applicare, c'è la natura della casa editrice Sergio Bonelli Editore, che non tiene conto di come ha lavorato e come continua a lavorare sino ad oggi. È un punto che farò e svilupperò meglio sicuramente nell'altro video, ma che implica anche queste considerazioni. Qui ci troviamo una serie di storie datate, scritte chissà da quanto tempo, mesi, anni, e che gli si è trovato uno sbocco editoriale qui nell'Old Boy. Si è voluto piazzarle qui, mentre le altre, quelle ritenute forse, diciamo, meglio adattabili, o forse con livello autoriale un po' più di un certo livello, un po' più storiella di Dylan passabile, riadattate e messe nella regolare, riadattate perché poi c'è il discorso che Dylan cosa c'è, che deve tornare, che non deve tornare con il nuovo, eccetera, ma lì si è lavorato. Qui invece si è lavorato al contrario, quindi adesso gli adattamenti diventano due, perché magari non era del tutto specifico che l'Old Boy dovesse rimanere entro certi canoni, o comunque del tutto descritti, quindi insomma un gran casino che finisce per non far beneficiare né l'una né l'altra parte, adattamenti a parte, per il concetto che poteva avere anche di piacere di una serie Old Boy. La speranza comunque è sicuramente quella che la serie, smaltite certi scartini, diciamola così, possa tornare ad essere intrigante, perché torna a sfornare un Old Boy di interesse. Ma se questo è il giudizio, io posso concepire anche il fatto che molti abbiano deciso di smettere quantomeno l'Old Boy dopo averne riposto eventuali speranze ed essere invece rimasti delusi. Anch'io ero tra quelli, anch'io purtroppo mi sono rimasto deluso, non tanto nell'avere, non avevo queste speranze di dire ma grabo perché il mio vecchio Dylan, l'Old Boy me lo trovo qui, non avevo questo interesse particolare, ma l'esempio che mi davano i vecchi, i Maxi, gli Old Boy precedenti a questa cosa qui, era che una media di 3 storie a volume, una se non due, a volte belle, persino migliori nettamente di quelle della regolare dove si stanno facendo dei pastrocchi, o comunque intriganti, la si trovava. Invece qui, per ora, purtroppo no. Questo è quanto per questo analisi, recupero di tutta la serie Old Boy. A breve cercherò di registrare e pubblicarvi anche quella sulla regolare, così ci portiamo a puntino e andremo poi a fare infine quello che mi avete richiesto, che ha scatenato questo mega recuperone, giustificato perché dovevo recuperare un po' e rimettermi un po' a pari, quella su Vasco. Naturalmente, se avete già letto questi albi, scrivete sotto se avete pensato più o meno le stesse cose, se avete avuto le stesse preferenze, magari al contrario, vi sono piaciute quelle che avete fatto più schifo, molte volte succede così, anche perché proprio sul Dylan Dog ho un gusto sicuramente tutto mio rispetto a ciò che vedo, vedo espresso molte volte dagli appassionati dilaniati più storici, però questo è quanto. Ci si legge nei commenti, sono curioso di sentire la vostra. Per tutto il resto, ci si vede nei prossimi video. Ciao da Viper!